piacevole occasione di dialogo, confronto, dibattito che il museo ospita, il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria ospita più che volentieri, perché chi di voi frequenta questo luogo mi ha sentito spesso dire dell'importanza dell'antichità in dialogo continuo e costante con il presente. Qui siamo all'interno di un salone importante per il museo, perché prima di tutto era la primitiva chiesa del convento domenicano, costruita a partire dal 1233, quindi trasformata in caserma, e poi per un volontà di Umberto Calzoni in museo, e quindi per determinata volontà da Museo Civico a Museo Archeologico Nazionale di Umbria. E anche il salone più importante, perché ha un nome significativo, il Salone Umbre ed Etruschi. Qui sono riunite le testimonianze delle due civiltà che rappresentano il passato remoto di questa regione e anche il sostrato attraverso cui si forma l'identità culturale dell'attuale regione Umbria. Per tutti questi motivi, il museo, che è sempre un museo apparentemente solo archeologico, ma di fatto un museo che contiene materiali dalle aree geologiche, dalla preistoria fino alla contemporaneità. Cito soltanto la collezione Bellucci, una straordinaria raccolta di amuleti e oggetti magico-terapeutici che data prima metà del Novecento. Ecco, per tutti questi motivi il museo è lieto oggi di accogliervi, di portare qua un'iniziativa che è ben stata organizzata da Simone Casini, Carlo Pulsoni, Roberto Rettori, quindi dall'Università degli Studi di Perugia, con cui c'è una fortissimo rapporto di collaborazione che non può che migliorare, diventare sempre più proficuo, dedicata ai 100 anni appunto dalla nascita di Paolo Pasolini. E quindi fa piacere oggi questo doppio appuntamento qui al Manu e alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni per parlare della musica di Pasolini. So che è stato oggetto di una tesi di laurea nel Dipartimento di Italianistica di Roma 3, ma poi Giulio Pantalei, che è compositore, fondatore di un gruppo musicale e un grande esperto, quindi potrà aver collaborato con grandi musicisti di questa epoca, un grande esperto di questo argomento. Quindi ce ne parlerà ora attraverso la tua tesi, attraverso argomentazioni che sono oggetto di questa conferenza, di questo incontro, ma poi meglio ancora ce ne parlerà attraverso la musica. E io sono curiosa di vedere anche come declineremo poi musicalmente l'argomento che invece qui affrontiamo dal punto di vista. Quindi ringrazio anche per le numerosissime domande tutti i componenti della band, perché è stato piacevolissimo. Siamo arrivati alle tre quarti d'ora fa e, come avete visto, noi non ci staccavamo dalle nostre conversazioni più strettamente archeologiche. Quindi vi ringrazio anche, non è scontato, di questo interesse per il contenitore, ma anche per il contenuto a cui noi, questo direttore e naturalmente tutto lo staff del museo, tiene particolarmente. Però io lascerei la parola a Carlo Pulsoni, la vera anima, l'animatore, l'organizzatore di tutta questa serie di iniziative splendide dal titolo Prospettiva Pasolini, perché ci porti il suo saluto e ci dica meglio di me qualcosa sull'argomento. Non esageriamo l'anima, grazie. Grazie Consolito per l'ospitalità, è sempre un piacere tornare in questo posto. Con Mariangela abbiamo iniziato facendo una bellissima mostra l'anno scorso, che era un demonio di immaginario mitologico dantesco, mostra nata dalla collaborazione tra l'Ateneo, il Museo Archeologico e il Comune. Stiamo continuando con questa collaborazione. Cos'è Prospettiva Pasolini? Prospettiva Pasolini è un ciclo di iniziative. Qui saluto anche la nostra ospite Vittoria Chiacchella, nata da un progetto iniziale. Vittoria è una regista, attrice, e si era rivolta a lei il delegato della terza missione Roberto Rettori per proporle di dirigere una sorta di stage per studenti
E a questo punto Vittorio ha avuto questa bella intuizione di fare uno stage dedicato a Pasolini, a far vedere con gli occhi di Pasolini come si può, come dire, raffigurare il quartiere di Ponte San Giovanni. Da quel momento sono nata una serie di iniziative, vi invito veramente a vedere le due mostre, la prima nella Biblioteca Augusta, la seconda nella Biblioteca di San Matteo degli Armeni, e queste mostre si accompagnano come da prassi a un ciclo di conferenze. Questa credo che sia la 10ª o 11ª conferenza di questo ciclo. Potete rivedere tutte le conferenze che sono state registrate da Rita Paltrac, che ringrazio, nel sito di Insula Europea, per cui basta che andiate agli appuntamenti del mese da marzo in poi e potrete rivedere tutte le conferenze. Si spera che alla fine di questo ciclo delle mostre e più delle conferenze si possa fare un catalogo come è stato fatto con quello di Dante per lasciare traccia. Io mi fermo qui e do la parola a Giulio. Ricordo soltanto che questo è il primo appuntamento della giornata, perché il secondo, diciamo che Giulio si trasformerà da conferenziere in frontman dei Panta Band e verranno eseguite dai Panta Band proprio le canzoni scritte da Pasolini. Grazie e a te la parola. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti in primis a tutti i presenti, a dottoressa Turchetti che ci ha fatto veramente da cicerone d'eccezione per questo splendido museo, e grazie veramente per avermi chiamato in questa splendida venue, e a Carlo Mussoni e a Prospettiva Pasolini, che era un'iniziativa veramente necessaria, e ringrazio subito anche un po' ragazza che oltre ad essere stato il mio relatore è stato anche uno dei principali supporter dei miei studi in questi anni, anche uno dei miei maestri, quindi sono veramente felice di vederlo. Bene, dunque, che Pasolini abbia scritto canzoni, abbia scritto testi per musica è qualcosa di abbastanza noto tra specialisti e non ormai. Tuttavia, come un po' qualsiasi fatto che riguardi il poeta e il regista bolognese, è subentrata negli anni, si è consolidata una vulgata che tende in qualche modo a ridurre, a banalizzare anche un po' questa esperienza di Pasolini Parolieri. E appunto per quanto riguarda questo aspetto, gli assunti di questa versione facilior, diciamo, che si è divulgata negli anni sono due. Il primo è che sia una scrittura diciamo di serie B, scritta un po' con la mano sinistra, perché è un mero, diciamo, divertismon del grande poeta che si confronta con dei versi così di occasione per musica e che sono stati sempre relegati un po' nella scrittura canzonettistica, diciamo, nel senso dispregiativo. E l'altro che abbia scritto tendenzialmente solo queste due canzoni, che sono il Valzer della Toppa, portato poi al successo da Gabriella Ferri, insomma, la cantautrice romana, romanesca, e soprattutto Cosa sono le nuvole, la splendida ballata di Domenico Modugno, per Che cosa sono le nuvole, contenuto in Capriccio all'italiana, nell'episodio appunto di Pasolini, interpretato da Totò nella sua ultima apparizione e Ninetto Davoli. Quindi questi sono, come dire, i due principali aspetti della vulgata, ma in realtà il rapporto è molto più complesso, molto più ricco, perché Pasolini, la musica di Pasolini è connaturata al senso stesso della poesia, e quindi anche nel Sogno di una cosa, uscito postumo, lui addirittura, come dire, mitizza con un topos la nascita di quello che lui chiama il sentimento poetico dentro di sé, e lo fa risalire all'ascolto della musica di un usignolo, quindi del canto di un usignolo. Ovviamente è un topos che ci rimanda, oltre alla poesia latina e greca, anche a Keats, a Shelley, a Wordsworth, insomma la poesia amata da Pasolini, romantica, che poi ritornerà nelle ceneri di Gramsci con Oh Ye Fountains, e appunto la citazione da, come dire, Buio giardino straniero. E tuttavia appunto in questo quadro negli anni è stato approfondito il rapporto tra Pasolini e la musica dai musicologi,
E quindi cito almeno un paio di lavori, uno di fine degli anni 90 di Roberto Calabretto, insomma un esimio musicologo di Udine, che ha scritto Pasolini e la musica in una tiratura limitata, in cui si occupava, per questa cattedra che si chiamava Cinema Zero, si occupava soprattutto del rapporto quindi di Pasolini col cinema e con la sonorizzazione, le colonne sonore e la musica da film, ricostruendo però insomma anche un po' come dire, le preferenze, quindi la playlist preferita, prediletta da Pasolini. E un altro più recente che invece indaga il rapporto, devo dire, con grande acribia, che si chiama omonimo, si chiama Pasolini e la musica e Pasolini, uscito nel 2019 per questa casa editrice di Astema, che si concentra soprattutto sul rapporto di Pasolini e il suo compositore preferito, che era Bach. Tuttavia, invece, Pasolini paroliere, quindi Pasolini autore di versi per musica, quindi scritti, diversi scritti da scrittori, potremmo dire, non ha mai avuto una, come dire, uno studio di carattere letterario, e ho provato quindi ovviamente a farlo in questi, nel capitolo della mia tesi di dottorato, in questi ultimi tre anni che ho svolto tra l'Università di Roma III e l'Università di Cambridge in Inghilterra, per due motivi. Il primo, per capire in realtà come scrivere questo corpus di 15-20 testi all'interno dell'opera maggiore, cosiddetta maggiore, e capire insomma perché effettivamente a un certo punto Pasolini è arrivato e ha voluto insomma scrivere dei versi per musica, ma poi anche per mettere a confronto questa esperienza con le coete esperienze di altri grandi autori che proprio in quegli anni avevano iniziato, insomma, si erano cimentati con la scrittura di versi per musica, e abbiamo tutto, come dire, l'elite della letteratura italiana del secondo Novecento, quindi Calvino, Fortini, Arbasino, Varese. Questo è stato più o meno sempre, insomma, visto di cattivo occhio dalla critica letteraria negli anni, eppure è stato invece un passaggio fondamentale dal punto di vista culturale, sia per, come dire, il dialogo interartistico e multimediale, sia perché è stato fondamentale per la nascita del canto operario italiano. Questo insomma è un discorso troppo grande, oggi ci focalizziamo su Pasolini, ma intanto vediamo la sua esperienza. Tanto è stata, come dire, considerata di serie B questa produzione, che non è stata neanche mai fatta una periodizzazione, diciamo, del Pasolini paroliere, e già così a primo occhio vediamo che i momenti fondamentali sono 5, e sono momenti abbastanza decisivi insomma per Pasolini, nell'opera della scrittura di Pasolini. Quindi abbiamo già nel 43 e nel 44 l'esperienza casarzese dell'Accademia di Lenga Furlana. Nel 1950 l'arrivo a Roma e la scrittura di questo canzoniere, 1950, insomma, un momento di passaggio importantissimo, perché chiaramente dal Friuli arriva a Roma Pasolini con insomma, tutte le conseguenze che probabilmente conoscete. Alla fine, quindi, del decennio, il sodalizio con Laura Becchi per questo spettacolo Giro a Vuoto, mentre adesso li approfondiremo uno ad uno. Il 68, quindi Annus Mirabilis, in cui appunto, come dicevo prima, c'è la collaborazione con Modugno, con Ennio Morricone per Cosa sono le nuvole, e poi nel 1974 su Tumuli, canzoni censurate, vedremo adesso perché c'è una vicenda anche, come dire, compositiva e filologica rispetto a questi testi di non poco conto. Innanzitutto c'è da dire che Pasolini era dottissimo anche per quel che riguarda la formazione musicale, perché aveva fin da bambino, forse possiamo, esatto, questa insomma una foto che lo ritrae già da piccolissimo con il violino in mano, quindi aveva studiato appunto il violino fin dall'infanzia, e come dire, le testimonianze ricordano che lo portasse, lo curasse con sé anche tra tutti gli spostamenti, che soprattutto a causa delle traversie paterne dovevano fare per l'Italia. Lo riprende poi appunto al ginnasio di Reggio Emilia, affiancando il pianoforte, e poi in qualche modo si confronta invece con la dimensione performativa nell'estate a Casazza, che costituisce il nucleo fondamentale di tutta la nascita appunto del sentimento poetico e letterario e appunto
appunto poetico in pasolini significa già di per sé multimediale, ovvero induce quello che sarebbe stato poi il cinema, quello che sarebbe stato ovviamente la narrativa, la poesia, la saggistica, il giornalismo e anche la musica per certi versi. Siamo alla slide successiva, ecco quindi la prima tappa, quindi questa di cui vi parlavo, nel 1943-1944, quindi in piena seconda guerra mondiale, ci conduce appunto alla casazza della milizia e a questa volontà nata per opera di Pasolini stesso di fondare prima una scuola che poi si trasforma in un'accademia, quindi una piccola accademia, in cui appunto Pasolini cerca di affrontare, già poco più che ventenne, cerca di affrontare in qualche modo, di contrastare la violenza della guerra, delle rappresaglie antifasciste, insegnando ai giovani del posto il latino, il greco, la filosofia, la musica, la ginnastica, e quindi in qualche modo va a tradurre in realtà l'impianto narrativo di un'opera che già amava allora, che aveva molto amato anche all'università, che è il Decameron di Boccaccio, chiaramente, che poi sarebbe diventata una delle sue pellicole di maggior successo, seppure a più grado poi, ma comunque insomma un'opera sicuramente importante. E per fare questo, per quanto riguarda la musica, si avvalse dell'ausilio di due valentissime musiciste, la prima Nina Kals, a sinistra, che era una violinista sua, più o meno sua coetanea di origine slovena, ma soprattutto di Giovanna Benporad, che sarebbe diventata una grandissima poetessa, che già allora da giovane aveva tradotto Hölderlin ed era insomma una bravissima traduttrice, costretta peraltro a sfollare dal ferrarese in Friuli perché di origine ebraiche. E quindi insomma passiamo alla slide successiva. E poi Pasolini, che vedete lì, insomma, più alto al centro, riesce a costituire questa accademia di lingua furlana, in cui peraltro insomma era importante la questione linguistica relativa anche agli studi, una ripresa delle teorie di Ascoli applicate diciamo alla lingua di Catalano, e quindi la pubblicazione di questa rivista, appunto lo Strolling di Casazza di Catalaga, in cui dentro, oltre alle prime prove poetiche, quelle che poi insomma avrebbero diciamo costituito i primi nulli dei libri di poesie di Pasolini, ci sono anche, oltre a delle incisioni, insomma delle illustrazioni, anche degli spartiti e anche delle prove musicali. Proviamo a passare a quella successiva. Ecco. E quindi la prima diciamo, forma metrico-musicale con cui Pasolini si confronta è quella della vilotta, insomma le vilotte al plurale, come le chiamava lui, che quindi danno, come dire, già un indirizzo popolare, popolareggiante, perché era una forma poetico-musicale che già era stata praticata da Ruzzante, ad esempio, molto vicina alla Villanella o al Lied tedesco, e il cui spartito appunto è stato anche ritrovato, e quindi abbiamo modo di poter vedere, come dire, la poesia, il verso applicato quindi alla nota della pittura, e questo è a firma proprio di Pasolini e di Giovanna Benporad. Poi insomma io ho avuto anche insomma, modo e fortuna di trovare un altro evento, perché non sono moltissimi, questa insomma era numerale, quindi la pilota numero 2. Ho portato un esempio per farvi capire di cosa si tratta, almeno dal punto di vista come dire, sonoro, cioè circa un minutino che troviamo nella pilota. Allora, sta nella cartella l'altra. Questo. Quell'altra, ok. L'ultima. L'ultima.
corso può, più che altro in vista delle prossime che invece sono date. Sente, scusa, allora mi sento io, dopo è un'ottima qualità. È un'ottima qualità, diciamo. Sentite l'interazione tra le melodie molto quasi appunto accompagnamento monotono, però ci dobbiamo immaginare insieme al verso forte, ecco, questo era per avere un grazie caro dell'ausilio perché non è facile passare da uno all'altro. Bene, e quindi come vedete la poesia in dialetto che già insomma in qualche modo fa comprendere quanto la questione ovviamente della lingua dialettale, che sarebbe diventata poi centrale, che l'avrebbe portato ovviamente al canzoniere italiano, era già, come dire, ascoltato per cui fin dalla gioventù, e vediamo appunto questa riferita alla chiesa del paese. Da tanto bene, qua c'è un muoio, c'è un preato, si sente che lui sa lì, mi lega, ma che chiama? Ho il paese, le legge smuoio, vuoi beasta il paradiso, distrua lui con i ciampani, scassi pensi dai suoi fissi. Quindi c'è, come dire, anche delle storie pascoliane, perché Pascoli, insomma, con l'altezza era uno dei suoi poeti di riferimento, forse il suo, insomma, prediletto per quanto riguardava la letteratura italiana. E vediamo quindi come l'interazione tra metrica poetica, nello spiegato, era insomma già in qualche modo avveniristica per quello che ovviamente sarebbe successo dopo nelle sorti della musica italiana. Passiamo al secondo momento, che è quello appunto di Rom 1950, e quindi appunto al passaggio tra umani, starmi, diciamo, a ricordare le motivazioni, credo siano note chiaramente, il passaggio da Casazza a Roma con la mamma, eccoci qua, e questa insomma è una foto di quegli anni di cui da Sciodoglia, vicino appunto c'è il diario Roma 1950, e noi ci riferiamo in particolare a questo canzoniere 1950, che era nato per diventare un appendice di Alì dagli occhi azzurri, insomma, una delle prime opere romane di Pasolini, e che soprattutto rispetto ai testi contenuti quindi in canzoniere 1950 vanno a rappresentare i primissimi, diciamo, tentativi e le primissime opere scritte a Roma da Pasolini. E sono importanti questi testi, che sono sempre appunto, ripeto, considerate leggermente di serie B, che sono contenute all'interno dei meridiani Mondadori proprio in fondo. Immaginate che sono insomma, oltre 3.000 pagine, sapete, quelle proprio alla fine, no? Insomma, messi lì tra gli scartafacci ritrovati tra le carte. Invece sono piuttosto importanti, a mio avviso, proviamo a passare alla slide successiva, perché rappresentano, come dire, la prima mimesi del dialetto romanesco che Pasolini sente a Roma. Quindi attraverso questi testi noi in qualche modo sentiamo quello che Pasolini sente quando arriva a Roma, e capiamo perché chiaramente rimane stupito in qualche modo anche frastornato dal parlato, e da questa che è una prima volontà, diciamo, di mimesi del parlato, quindi un'emergenza espressiva e di metodo linguistica ancora più brillante rispetto a quella squisitamente poetica, potremmo dire. Quindi ci sono appunto una serie di testi, Bounce Tempo, The Queen, Il Salmo degli Sette Veli, e ho scelto di proporvi questi, che si chiama Ai Desesperatamente, che rappresentano sia dei metri musicali, perché sono tutte le, come dire, canzoni che lui inizia a sentire quando arriva a Roma, però ovviamente ai testi di questi, di
questi brani, lui sostituisce quello che inizia a diventare il suo filtro anche interiore del mondo, non solo del romanesco, ma del romanesco parlato nel sottoproletariato urbano, con cui lui inizia ovviamente a detenere questo rapporto così viscerale. Abbiamo questi testi, appunto, che lui poi aveva scritto fatti apposta per essere musicati, perché poi non erano stati musicati al tempo, sono stati musicati successivamente, sono stati, come dire, avallati anche da Graziella Cancossi, che è la cugina erede di Paolo Pasolini, che ha detto questi testi erano stati scritti per la musica, e si è fatta lei un promotrice, diciamo, in tempi più recenti poi della musicazione di questi testi. Ce lo dovremmo vedere, quindi col titolo Aire Sesperatamente. Leggete già dal testo, credo, no? Un po'. Grafiche di Pasolini, a Cattone e Mamma Roma in primis. Cos'altro dire rispetto a questo? Che se dal punto di vista appunto stilistico e linguistico c'è quel periodo lì, c'è dal punto di vista, diciamo, anche contemporaneistico, per certi versi invece la parte delle buie visce, diciamo, no? Che nel genere di Gramsci risale ai famosi versi Lo scandalo del contraddirmi, con te in luce, contro di te le buie viscere, questo in qualche modo è la musica di quelle buie viscere, quindi iniziano ad apparire prostitute, lenoni, insomma tutta e tanti ovviamente dei ragazzi, di quelli che sarebbero poi divenuti i ragazzi di vita, inizia a parlare di Zanoide, di Capizze, dell'opio con tutto loro addosso, come diceva Accattone.
Bene, quindi questo è il secondo momento, in qualche modo abbiamo visto il preludio e in luce ancora tutto il decennio, poi segniamo, passiamo invece al 60 e all'incontro appunto decisivo con Laura Benti, che è insomma bravissima attrice, con Fellini, Bertolucci, tantissimi altri, insomma personaggio caleidoscopico per molti versi, che diventa l'amica, diciamo, di una vita di Pasolini, e nel 1959, a seguito sul modello di primo, diciamo, collettivo di musica e poesia in Italia, che era nato sulla scorta degli chansonnier francesi a Torino, col gruppo Cantacronache, con Italo Gardino, Michele Straniero, Fausto Amodei, Emilio Iona e altri, tra cui Fortini, Ego, insomma, cerca di traslare, cioè di fare una versione romana di quello che era l'engagé, la militanza del collettivo torinese, una versione invece più da dolce vita, diciamo, perché erano proprio gli anni della dolce vita. E quindi danno vita, Pasolini tra i principali come dire, animatori del progetto, a questa pièce di musica e teatro intitolata Giro a Vuoto, scritti, i cui testi per musica sono scritti appunto dai principali scrittori del momento, quindi come citavo prima, Parisi, Bassani, Moravia, Calvino, Fortini, Erbasino e via dicendo. Io ho intervistato Giovanna Marini, che insomma era tra i presenti all'epoca e ha collaborato moltissimo con Laura Benti, e questo è quello che mi ha detto, ve lo rileggo. Molti hanno sottovalutato e sottovalutano l'importanza di quelle serate interminabili a casa di Laura Benti. Certo, a prima vista potevano sembrare patinate tutta mondanità, a volte anche un po' troppo. Ma le menti che erano lì, lo spessore intellettuale e civile di alcuni dei presenti in particolare, le idee che circolavano erano di un livello tale. L'incontro con Pasolini, una di quelle occasioni ad esempio, ha cambiato tutto per me. Quello che mi disse stava accadendo a Milano, io mi sarei trasferita poco dopo, e soprattutto i suoi consigli, i suoi interventi sulla metrica poetica rispetto alla partitura per i testi per musica, su cui stavamo lavorando con Laura, in fin dei conti mi hanno cambiato la vita. E se consideriamo che Giovanna Marini, insomma, come è definito un po' la Joan Baez italiana, insomma, la nostra cantatrice engagée per eccellenza, insomma, come dire, è una voce in capitolo di un certo rilievo. Passiamo alla successiva, quindi Giro a Vuoto. Pasolini appunto contribuisce con diversi brani, con diversi testi, così collaborando con alcuni peraltro dei principali maestri e compositori dell'epoca, Umiliani, Piccioni, Fusco, Marcello Panni. Nella prima edizione il trittico, diciamo, è Margherita Teresa, detta Pazzia, Cristo Annunzione e il Valzer della Toppa, appunto, che nominavamo già prima. Dato il successo dello spettacolo, che oltre alla tournée italiana a un certo punto addirittura esce dai confini nazionali, arriva a Parigi voluto da André Breton, che in prima fila insomma applaude all'iniziativa, e addirittura poi da Stravinsky viene chiamata per esibirsi a Venezia. Nella seconda edizione Pasolini aggiunge La ballata del suicidio, e nella terza edizione aggiunge Marilyn, che appunto poi sarebbe diventato il commento poetico sonorizzato narrato da Giorgio Bassani nel documentario La rabbia. E direi che possiamo sentire anche di questo un estratto, anche per capire l'evoluzione, come dire, musicale, che da insomma linee più semplici, un po' più monodiche, invece insomma raggiunge delle composizioni anche più ricche di strumenti e di suono. Allora, quasi dalla Big Brass Band.
cambiato anche il gusto, no? È molto la dolcerina, diciamo. Colta da ebbrezza tra le strade romane e pensa di essere tornata vergine, insomma, è nell'interpretazione di la prima a cantarla fu la Roberti, dopo appunto diciamo la portò al successo, ma semplicemente perché divenne quasi un classico, insomma, della canzone romanesca, e oltre, insomma, poi a essere come dire, in qualche modo galleggiata da Gigi Proietti nel tempo, che la fece sentire anche, insomma, programmi di prima serata sul Rai 1 e via dicendo, ma ancora fino a qualche anno fa, insomma, se si capitava in una festa di musica romanesca a Roma, questo era uno dei grandi classici, ma veramente pochi sanno che in realtà appunto sia nata con una poesia di Pasolini, insomma. Per venire stasera, questo non le possiamo suonare perché io non so troppo le mie corde, è fisica del cuore. Poi magari proviamo a sentirla alla fine questa qui, sì, esatto. Proviamo a fare così, insomma. Sì, proviamo a pescare tutto. Si stupisce di... come se ci fosse una nuova epifania, no, della... quella appunto che ci ha dato Pasolini, la riapparizione poetica di Roma, quindi ci ammetti la luce, ammetti le strade, così stasera non lavoro, insomma, questo stasera... diciamo, come dire, sono presa da questa estasi. Bene, quindi abbiamo detto, c'è anche, insomma, da questo critico iniziale c'è la parola del suicidio, che appunto ha un mio narrante di prima persona femminile, ma il cui testo è, insomma, palesemente autobiografico, insomma, riferito a se stesso. Quindi alla omologazione anche della società che Pasolini iniziava a riscontrare, e poi appunto in Marilyn diventa addirittura quasi una sorta di esperimento sonoro, proprio perché c'è una metrica appunto fatta apposta per in qualche modo fungere da commento musicale al film documentario, e appunto vede in questa Marilyn, che ovviamente è Marilyn Monroe, martire di un mondo che si appropriava della sua bellezza come merce da mercato da mettere in vetrina e consumare come qualsiasi altro prodotto. Quindi potremmo dire che questo va il contrastare alle figure cangianti della Marilyn di Andy Warhol, no? Anche se reificata, ma ovviamente da Pasolini poi analizzata con un altro tipo, insomma, anche di profondità poetica, e quei famosi versi del mondo antico e del mondo futuro, è rimasta solo la bellezza, e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, si mette addosso le loro sciarpette, tocca, non viste, i loro coltellini, tu sorellina più piccola, quella bellezza la vedi addosso umilmente, e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Spari come un pulviscolo d'oro, il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua.
E questa, diciamo, che è la chiusura in qualche modo di questa dolce vita, che poi ovviamente aveva in serbo altri di esiti. Passiamo, già abbiamo detto, all'anno smirabile del 68 e a Cosa sono le nuvole, quindi insomma, la canzone forse più nota di Pasolini, interpretata da Montugno. Questa è la copertina appunto del disco di Montugno. Questi sono Pasolini e Montugno al lavoro, ma anche con la sceneggiatura del film, dove peraltro Montugno interpreta, e questa è una geniale trovata di Pasolini, canta i titoli di testa del film, su musica composta da Ennio Morricone. Quindi insomma, capite bene che il milieu degli artisti presenti era veramente di rango assoluto. Quindi è noto, insomma, che questo capolavoro del cantautore italiano, che avrebbe poi insomma ispirato tutti i più grandi, è stato scritto da Pasolini, ma appunto pochi sanno, proprio a causa insomma della pubblicata, come dicevamo in apertura, che in realtà Pasolini qui prende un doppio ipertesto, cioè un'opera di letterarietà finissima, che è l'Otello di William Shakespeare nella tradizione di Salvatore Quasimodo. Quindi, passando alla slide successiva, vediamo proprio dal punto di vista, come dire, intertestuale, come questo brano sia poi splendido cantone appunto shakespeariano, ripreso appunto dalla tradizione di Quasimodo dello specchio del 59. Quindi, che io possa essere dannato se non ti amo, se così non fosse non capire più niente, perché il mio fondo amore lo soffia il cielo, è ripreso pari pari, potremmo dire, dal discorso di Otello, per presentare che l'anima sia dannata se non ti amo, e quando non andrà più per me ritornerà il caos, quindi spero che il mio folle amore mi soffio, così è sbagliato. E anche più avanti, per un bado che sorride lungo qualcosa all'altro, per un bado che piange lungo qualcosa a se stesso, è ripreso dal discorso del Doge. Di un padre che sorride ruba qualcosa, ma chi piange non ne va, ruba qualcosa a se stesso. Volendo insomma provare ad ascoltarla, vediamo questa, insomma, avendo reperite in rete, non so quali siano i volumi, ma ci proviamo. Sperimentale di regista Giuseppe Macapelli,
La colonna sonora era stata composta dal regista premio Oscar, dal compositore premio Oscar Eno Manos Hadidakis, i cui dialoghi in italiano, tale era stata l'entusiasmo insomma di Pasolini nel vedere il film, in cui aveva ritrovato probabilmente anche dei tratti comuni al suo porcino, poi insomma molto del film era anche ripreso da quello. Quindi Pasolini, con l'aiuto di Dacia Maraini, adatta in italiano i dialoghi del film e realizza i testi per musica, su musiche quindi di Hadidakis, del film, che poi però viene censurato, e quindi la parte insomma con le canzoni di Pasolini rimane fondamentalmente inedita per anni, e viene poi insomma, come dire, ritrovata, insomma, riportata a galla da questa interprete che è stata Daniela Davoli, ecco, appunto, ho avuto insomma, come dire, il piacere di conoscere, ed è stata lei che mi ha fatto insomma scoprire questo ritrovamento. Dandomi anche insomma una foto d'epoca dove lei è appunto la cantante, quella in piedi a casa di Pasolini, e insomma questi testi rappresentano poi da un certo punto di vista tutte le inquietudini luterane e i tormenti corsari dell'ultimo periodo di Pasolini. Uno in termini vitalistici, quindi della disperata vitalità, insomma, per citare un suo pezzo, e l'altro invece appunto nei termini, potremmo dire, più non solo riflessivi, ma insomma in qualche modo più negativi, insomma più destruens dal punto di vista delle speranze sul mondo che ci sarebbe stato di lì a venire. Possiamo passare alla slide successiva. Quindi qui ho messo degli estratti, e questo magari insomma le proviamo a sentire tutte e due. Insomma, quella che vi dicevo, insomma, in cui questi ragazzi di vita sembrano quasi essere traslati su un piano metafisico, e però su un piano metafisico insomma abbastanza da wasteland, cioè su una tenda di là, i ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, e invece l'altra completamente al polo opposto, quindi questo vitalismo pasoliniano, c'è forza vita sulla terra, c'è forza vita nella guerra, è una gioia essere vivi, è bello essere furtivi, è bello sopravvivere, non c'è da perdere, è bello essere amati, mantenere fedeli patti, fare tutti i modi, mangiare sassi crudi. Questa che sembra un'immagine insomma abbastanza strana, peculiare, forte, in realtà ho ritrovato a essere ripresa dal vario verso di Rambaud, che era uno dei poeti più amati da Pasolini, quindi questa è dimostrazione della cura che Pasolini metteva anche insomma in queste che in teoria potevano essere, no, scritture più di occasione, e che invece insomma detengono un peso poetico insomma di tutto rispetto. E appunto verso di Rambaud, dalla stagione dell'inferno, il mancino, il credo contro l'Ise, e quindi è appunto più o meno quello. Allora, giustamente, quali sono? Quelle due che c'è scritto Daniela Davoli. Sì. Questa c'è forza di vita sulla terra. Thank you.
possono sfumare, magari sentiamo un pezzettino dell'altro, per sentire insomma quanto sono diversi in qualche modo e quanto però tutti e due rappresentino dei fili rossi interni di Pasolini. Ragazzi di vita sembrano appunto cresciuti e popolare ormai questa terra desolata dei consumi, del neoconsumismo. E passiamo alla slide successiva, che segniamo alla fine. Questi sono appunto i tributi che sono stati presi al Pasolini paroliere, appunto le canzoni del proprio Pasolini, e quello dove, appunto, che vi menzionavo prima, grazie a che cosa è fatta anche appunto promotrice della musicazione di quei testi di canzoniere del 1950, le canzoni per Paolo Pasolini, dove c'è anche insomma una buona rappresentanza di tutti i grandi cantatori che hanno tributato omaggio a Pasolini, quindi oltre a Enrico e al Soldato di Napoleone, che era la musicazione di un testo di Pasolini, la storia sbagliata di Re, dare a Patti, Francesco Di Grigori, grazie alle magiche Marco Pasolini, che ha dedicato buona parte della sua ultima posizione a rileggere insomma la letteratura in chiave musicale, e non ultimo, quasi dovuto fermare Rosa Paoli, ma nel 2019 una bellissima attrice sarda, Elena Paolo, con il maestro Alessandro Nini, hanno riportato in scena a 60 anni dal debutto, dal primissimo debutto di Gerolamo di Milano, c'era un modo di Laura Berti, che è stata insomma una prova di coraggio oltre che di bravura. Tuttavia, come dicevo, non c'è ancora potenzialmente uno studio letterario sulla questione, insomma, e io spero di pubblicarlo a breve, perché come avete capito, insomma, sono testi che sono sempre considerati insomma così dei testi occasionali, che invece hanno una loro importanza per insomma dialogo con l'opera maggiore di Pasolini. Possiamo forse un'ultima promessa, ecco. Questa invece è la fortuna di Pasolini anche fuori dai confini nazionali, questo veramente è accaduto per vie abbastanza iperboliche, che hanno a che fare i primi con Patti Smith, che è la figura che riesce a fare da traino per l'opera di Paolo Pasolini, non solo nel côté rock, possiamo dire, ma in tutto quello che è l'underground, anche il newyorkese del Greenwich Village degli anni 60 e 70, e quindi insomma è tornata numerosissime volte. Su questo ho scritto svariate cose,
pubblicato un libro che si chiama appunto Poesia in forma di rock, letteratura italiana e musica americana, che ha l'evoluzione di una tesi di dottorato con il relatore era Ugo Fragassa, che ringrazio ancora perché è la prima volta che potete immaginare andai in facoltà dicendo vorrei fare la tesi su questo, ma hanno detto cosa? e Morrissey degli Smiths, forse il cantante più letterato e poetico della tradizione rock inglese dagli anni 80 a oggi, che è venuto addirittura a Roma nel 2006 per incidere un disco chiamato Ring Leader of the Tormentors, dedicato a Pier Paolo Pasolini, che inizia con un brano, poi il singolo di apertura, e che stasera suoneremo ovviamente, che così per non lasciare spazio a vivo di Pasolini Swing a canzone Io Vi. E che poi appunto ha fatto addirittura un tour in tutto il mondo con la figura di Pasolini dietro, e questo veramente ha dato modo di conoscere, di far conoscere la figura di Pasolini e l'opera di Pasolini anche fuori dai confini nazionali in una maniera veramente incredibile. Insomma, c'è stato un ritorno di fiamme e di interesse, e continua quindi Pierpaolo ad aprire delle strade che dalla letteratura italiana del Novecento riesce ad aprire solo lui. Grazie.